giocare per il Rimini. È chiaro che il nervosismo a questo punto sia altissimo. Diceva, ha fatto un miracolo Nettuno a questo punto, e c'è la battuta, attenzione, passa la, vediamo, non c'è l'eliminazione, è salvo in prima base Edoardo Campaniello, quindi il punto è segnato, il punto della vittoria, il punto della vittoria lo segna Filippo Crociati, e per il Rimini è l'ottavo scudetto, campione d'Italia. Rimini batte per 9-8 nella partita decisiva, gara 7, il Nettuno, un Nettuno che fino all'ultimo ha sperato di fare proprio la partita e il titolo, sarebbe stato il 16° scudetto per la squadra laziale, ma alla fine ha dovuto cedere. Quindi complimenti al Rimini, che comunque ha coronato con un successo una stagione che l'ha visto protagonista, anche se poi nella fase dei playoff ha giocato alcune partite, possiamo dire, discutibili nel risultato, Giancarlo, ma alla fine in effetti si premia anche tutta la stagione. Sì, quindi Rimini primo per un soffio, ma un Nettuno veramente straordinario a cui vanno tutti gli onori.